Cari amici, buona giornata. Oggi voglio intrattenervi un pochettino a lungo, ma su un argomento che è all'ordine del giorno e assai pregnante. Per fare questo ho comprato ieri, martedì 17 novembre, l'Avvenire, il giornale dei Vescovi. E questo spiega perché il perché di questa mia scelta. Si parla di cancellazione del debito, un argomento che io affrontai già l'8 maggio 2020, quindi qualche mese fa, e lo affrontai dicendo che la remissione del debito era nella potestas del creditore. Naturalmente, quando un creditore rinuncia al suo credito, ci sono delle ripercussioni. E infatti io pubblicai anche i pareri contrari di illustri economisti. E che volete che vi dica? Professor Baldassarri, ex dirigenti della Banca d'Italia. Io sono povero lustra scarpe. E siamo arrivati al dunque. Il presidente del Parlamento europeo, Davide Sassoli, ha affermato in un'intervista alla Repubblica di domenica 15 novembre che l'ipotesi di cancellazione del debito pubblico degli Stati membri dell'UE contratto durante la pandemia di Covid-19 è un'ipotesi di lavoro interessante da conciliare con il principio cardine della sostenibilità del debito stesso. In un articolo pubblicato sull'Avvenire il 15 ottobre ho sostenuto che un momento eccezionale come questo, la remissione da parte della Banca Centrale Europea del debito contratto dai Paesi membri durante la pandemia, sarebbe una misura possibile e auspicabile per evitare di aggravare il carico delle generazioni presenti e future già duramente provate dalla pandemia. Questo è tanto più vero se qualcuno crede a quello che io ho più volte detto, che in questo periodo siamo capitati purtroppo con rappresentanti politici di scarsissima qualità. Chi scrive questo articolo è Leonardo Becchetti. La cancellazione parziale del debito è un evento non infrequente nella storia anche recente, non solo per i paesi poveri o emergenti, ma anche per le nazioni ad alto reddito. In un bel lavoro di ricerca, una tra le maggiori esperte mondiali in materia di debito e politiche fiscali, Carmen Reinhardt, analizza assieme al suo coautore Christoph Trebesch 48 casi di cancellazione parziale del debito accaduti nel XX secolo che riguardano i paesi ad alto reddito tra le due guerre e i paesi poveri o emergenti dopo la Seconda Guerra Mondiale. Non dimentichiamo che la Germania si vide ridurre notevolmente e poi ancora dimezzare i danni di guerra. I risultati del lavoro sottolineano effetti positivi e significativi su stock e servizio del debito, PIL pro capite negli anni successivi e assenza di peggioramento nel successivo rating creditizio. Le evidenze raccolte indicano anche che forme più drastiche di cancellazione parziale dello stock di debito hanno effetti migliori di interventi più soft, come riduzioni di tasse e allungamento delle scadenze. Questo è vero se alla base di tutto non c'è il fatto di voler tenere al guinzaglio gli stati che stanno un po' messi male, tipo l'Italia. La differenza sostanziale fra questi eventi storici non è così infrequenti
E la proposta di cui si discute oggi è che il creditore non sarebbe uno Stato sovrano, ma la Banca Centrale Europea, che detiene al momento una quota elevata di titoli di debito pubblico degli Stati membri a seguito di politiche monetarie non convenzionali che sembravano fino a qualche tempo fa tabù. Noi ricordiamo che è stato Draghi che ha invertito la politica monetaria della BCE. Prima c'era quel somaro francese, no? Quello che vedo all'orizzonte l'uscita, ma che vedi? Ma vattene via, Jean-Claude Trichet. Per valutare la fattibilità di una proposta di questo tipo bisogna riflettere sugli effetti generati su diverse dimensioni, l'impatto sul bilancio della BCE e le conseguenti ricadute sulla fiducia dei mercati finanziari nel creditore, la BCE, e nella reputazione della sua indipendenza, ricadute che potrebbero avere conseguenze sul tasso di cambio dell'euro, e su questo aggiungerò qualcosa. Fondamentalmente poi valutarne gli effetti in materia di variazione delle masse monetarie, delle conseguenze sull'inflazione, quelli non solo su performance economica e condizione finanziaria del debitore, ma anche sulla tentazione a comportamenti lassisti futuri, il fenomeno del moral hazard. Allora, sul tasso di cambio, in questo momento, con un euro forte, non è che si aiutano le esportazioni, attenzione. Quanto ai comportamenti lassisti, questo è un grosso problema, specialmente in Italia. Non manca giorno che abbiamo visto di soldi buttati, cattedrali nel deserto, e il bello è che difficilmente paga qualcuno. Anche qui a Frascati noi abbiamo visto se sono sprecate risorse, ma non solo non ha pagato nessuno, non solo non se ne parla, ma nessuno ha indagato. Quindi come fai a far pagare qualcuno se nessuno indaga e se nessuno ne parla? Bel problema. Sono timori che si possono superare con meccanismi di cancellazione del debito progressivi nel tempo e legati al raggiungimento di obiettivi, che è esattamente il principio della Next Generation EU e del Recovery Fund, se sostituiamo la cancellazione del debito con la disponibilità di risorse finanziarie. Da considerare anche un'altra differenza sostanziale rispetto a molti episodi di cancellazione caratterizzati dal default del debitore. In questo caso l'evento non sarebbe affatto scatenato dall'urgenza di salvare il debitore, perché nonostante i livelli elevati i debiti sono solvibili e non ci sono in questo momento, anche e soprattutto grazie alla protezione dell'ombrello BCE, non ci sono particolari motivi di allarme sui mercati finanziari. Sarebbe il creditore, la BCE, unilateralmente, indipendentemente dalle condizioni della controparte, a prendere questa decisione, ritenendo tale debito una partita straordinaria, non gestita da politiche fiscali lassiste. È un evento straordinario, richiede interventi straordinari. Bisogna inoltre ragionare su proposte o iniziative simili sollevate in questi ultimi tempi e valutarne le differenze dal piano padre di Wilplost fino alla proposta di titoli irredimibili garantiti dalla BCE di Giavazzi e Tabellini. A partire dal fatto che la BCE sta da tempo usando politiche non convenzionali e che il rollover, cioè acquisto e rinnovo dei titoli, di una quota rilevante dei titoli del debito pubblico di ciascun Paese membro, con la restituzione degli interessi corrispondono di fatto a forme di cancellazione parziale del debito, con alcune piccole ma importanti differenze. La BCE è libera di revocare questa politica in qualsiasi momento e, a differenza di una cancellazione del debito, rende per il debitore necessario tornare ogni volta sui mercati a rinnovare quel determinato ammontare.
Se la BCE non fosse impegnata permanentemente a riacquistare quel debito, cioè scade, lo Stato riemette nuovi titoli e la BCE si compra quelli e estingue quell'altro. Se la BCE non fosse impegnata permanentemente a riacquistare quel debito, si libererebbe altra domanda, riequilibrando a favore del debitore il rapporto con l'offerta dei titoli, e questo è ovvio. Le conseguenze della decisione di cancellazione parziale sul bilancio della BCE andrebbero valutate con attenzione. Le perdite di poste dell'attivo dovrebbero essere compensate dal valore futuro atteso delle entrate da signoraggio, come già discusso da Wiplotz col piano padre. Parte di queste entrate viene trasferita dalle banche centrali nazionali ai governi. Quindi non per questo la cancellazione sarebbe una partita di giro. Si potrebbe lasciare il meccanismo del signoraggio così com'è, rendendo lento nel tempo il recupero delle risorse, oppure ridurre la quota trasferita agli Stati membri, creando in questo caso un principio di corresponsabilità e attenuando il rischio di moral hazard. Inoltre, se è vero che una banca centrale che stampa moneta non può fallire in principio, è chiaro, no? È anche vero che perdita di reputazione e fiducia che si riflette sul valore della moneta e crescita dell'inflazione sono due limiti fondamentali all'onnipotenza. Ma la quantità di banconote emessa, io già ho fatto vedere come funziona nei bilanci delle banche centrali, viene appostata sia nell'attivo che nel passivo, quindi è una cosa che non ha rilevanza. In questo caso si tratterebbe però di sostituire delle voci dell'attivo, titoli di Stato di paesi dell'euro, con banconote. È molto semplice. Che poi vuol dire dai il denaro agli Stati e nel momento in cui i titoli vanno a scadenza vengono pagati, cash. La reputazione della sua azione, della BCE, la straordinarietà dell'evento e le condizioni dei mercati relativamente al rischio inflazione fanno pensare che un esperimento di cancellazione del debito realizzato oggi e legato all'evento straordinario della pandemia non sarebbe un impatto particolarmente negativo su questi punti deboli. La lezione del recente passato insegna che un sistema con forte concorrenza globale, aumenti consistenti di masse monetarie, aumentano i prezzi delle attività finanziarie piuttosto che quelli dei beni e servizi dell'economia reale. Il 22 ottobre 2014 pubblichiamo su questo giornale un appello sottoscritto a 340 colleghi economisti che parlava dell'Unione Europea che avremmo voluto, quantitative easing, eurobond, politica fiscale comune, forme di cancellazione, quindi quattro problemi. I critici risposero con tre niet, tedesco niet. Non si può fare, non si deve fare, la UE non lo farà mai. Ci sono voluti una drammatica crisi finanziaria e un virus per realizzare i primi tre punti e cominciare a ragionare sul quarto. Spesso accade purtroppo che si scelga finalmente di procedere in avanti con decisione solo quando dietro c'è un burrone o si sia con le spalle al muro. Ecco, questa è la situazione che io descrissi a maggio del 2020. Che volete che vi dica? Il problema, l'unico problema di inondare il mercato di liquidità è l'inflazione. Ma l'inflazione si può, questo eccesso di liquidità si può riassorbire soltanto posticipando l'emissione dei bond. Io stampo banconote,
le consegno agli stati, poi l'eccesso di liquidità lo... perché poi queste banconote a qualcuno vanno, no? Persona fisica. Ammettiamo che vengono tutte a me, 1 miliardo di euro. Che ci faccio io con questo 1 miliardo di euro? Emetti dei bond e io li sottoscrivo e te riprendi il 1 miliardo. E che le cose sono fattibili o non fattibili a seconda di come, con quale finalità tu le vedi. Se le vedi per mettere il cappio al collo a qualcuno, e allora non si può fare. Se le vedi per risolvere un problema finanziario, e allora si possono fare. Sta scritto anche qui ora.